Io dico che il mio stare ad ascoltarlo è oggi, non è ieri. Non sarà domani la mia attenzione, bensì oggi. Oggi sono e sto qui davanti al foglio di carta, sente forte il graffio di ogni mia parola, che da esse parte l'intimità quotidiana del mio corpo, il suo nudo guardarmi e aderenza indubitabile alla realtà. Da lui soltanto la mia vista, da lui il mio udito, nelle sue mani l'umido nero degli orti in questo luogo e sotto i piedi il fruscio verde e nel dicembre il freddo a mostrare chiare le stelle, dunque so di non andare. Non mi perdo finché posso tenermi forte questo.